Un saluto a tutti voi, carissimi. Vogliamo vivere assieme eh, questa novena in preparazione alla festa dell'Immacolata Concezione di Maria e la vivremo con l'aiuto di San Luigi Maria di Montfort meditando eh, la bellezza, le bellezze di Maria attraverso le parole del suo cantico, il Magnificat, Luca 1, 46-55. Ogni giorno un versetto del Magnificat. Quindi una strofa di un cantico del Monfor, il numero 81, che racconta le bellezze di Maria e concluderemo con un'Ave Maria e eh, la benedizione. Il primo versetto: l'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore. Ecco, è l'esultanza dell'anima di Maria nel suo Salvatore e Signore. È il cantico della lode, della gratitudine, della gioia. Eh, ma non deve essere solo il cantico di Maria, deve essere il cantico di ogni cristiano, anche nostro, della gioia per la salvezza operata dal Signore, della gratitudine per l'amore che ci ha dimostrato concretamente fino a salire sulla croce per noi, della gratitudine per le grazie, tante grazie che ci ha dato nel corso della vita. Penso che. Ogni sera dovremmo eh, prendere l'impegno di pregare con le stesse parole della Santa Vergine. San Luigi Maria di Monforno, nel suo Trattato della vera devozione a Maria, dice che dobbiamo pregare con queste parole anche per ringraziare Dio delle grazie che ha dato alla Santissima Vergine. Questa è l'unica preghiera della Santa Vergine o piuttosto di Gesù in lei, perché era lui che parlava per bocca di lei. È il cantico più umile e colmo di riconoscenza, il più sublime e alto di tutti, contiene tanti misteri. Il Montfort commenta Sant'Ambrogio quando dice: L'anima di Maria sia in ciascuno per glorificare il Signore, lo Spirito di Maria sia in ciascuno per risultare in Dio. E commentando queste parole, Montfort promette a coloro che vivono una vera devozione a Maria. Promette questo effetto meraviglioso. Dice: L'anima della Santa Vergine si comunicherà a te per rendere gloria al Signore, il suo spirito entrerà al posto del tuo per rallegrarsi in Dio. Quale gioia più grande? E allora ecco questo cantico 81 riportato da San Luigi Maria di Montfort, di cui ascoltiamo adesso la prima strofa. Fu donato dalla Santa Vergine a un eremita di Inghilterra per liberarlo dalla tristezza in cui era caduto. O Santa Divina Maria, se vedo ogni tua beltà, se canto la tua bontà, estatica è l'anima mia. Che sia tuo servitore, ti renda dopo Dio ogni onore. E allora preghiamo insieme. Ave o oh Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. O oh Maria, concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a te. Il Signore sia con voi. Per intercessione di Maria Santissima e di San Luigi Maria di Monfort, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.